nulla. Siamo maliziosi noi oppure così? Intanto non è un libro di storia, quindi non racconta gli ultimi 15 anni. Fa soltanto un parallelo fra governi che in teoria erano governi con nature politiche diverse, con in storie, in epoche diverse, che però hanno avuto una linea di condotta su certe questioni assolutamente in continuità. Per cui il titolo del libro si chiama Sottosopra, perché noi immaginiamo che rispetto alla continuità degli ultimi 15 anni bisogna proprio invertire la rotta in maniera radicale. C'è una formula, secondo lei, che potrebbe davvero magari sottosopra cambiare le cose da subito? Ma intanto bisognerebbe fare quello che a livello nazionale si sta già compiendo, e qui con più coraggio ancora, nel senso che noi continuiamo a vivere con un meccanismo di governo della regione che è proiettato a una società del passato, che tra l'altro era una società sbagliata, che aveva contato e puntato tutto sull'assistenzialismo, sull'assistenza da parte del governo nazionale con risorse, allora erano la cassa del mezzogiorno, oggi sono i fondi comunitari. Noi dobbiamo invece rendere produttivo ciò che prima era assistito. Questa è la vera rivoluzione. È tempo che un renziano corra per Palazzo d'Orléans, l'ha detto qualche giorno fa. Ce n'è bisogno, cioè io credo che c'è proprio bisogno del fatto che quel sentimento che ha ispirato il governo Renzi abbia un protagonismo anche qui in Sicilia. L'ho detto l'altra volta, lo ripeto, la prossima volta toccherà uno di noi. Magari lei. Che indicazione ha avuto da questa Leopolda? Ma un'indicazione eccezionale, nel senso che io non credo che la Sicilia sia abituata a eventi di 3 giorni con migliaia di persone che vengono, partecipano ai tavoli, intervengono, o esponenti del partito del governo nazionale che vengono e dicono che puntano su di noi per il rilancio della Sicilia. Dopodiché ho visto elementi di criticità, ma è bello la Leopolda proprio per questo, perché ogni volta che la facciamo tutti parlano di noi, anziché fare cose loro, parlano di noi, va bene così. Senti, questo PD2 che c'è in Sicilia, queste due visioni, queste due anime della stessa creatura. Ma il PD è uno solo, è quello di Renzi, è il PD che è cambiato, è diventato un PD che ha raggiunto una percentuale maggioritaria, il 40% alle europee, e che punta di sfondare la percentuale del 40% per vincere le prossime elezioni nazionali. Chi pensa a un PD vecchio pensa a essere sconfitto sempre, essere marginale e un po' inutile per questa società. Noi vogliamo vincere in Sicilia per cambiare. Su Catania? Catania è uguale, siamo in Sicilia, no? Nonostante sono palermitano. No, però dico. Però Catania... oh, no.